Bentornati amici e amiche di BPM Power e voi appassionati di hardware. Io sono Amedeo e sto di nuovo tenendo in mano un altro processore. Sì, lo so, abbiamo il canale pieno di video di processori, ma dobbiamo farveli vedere tutti così che potete scegliere il migliore per le vostre esigenze. Beh, allora, adesso sto tenendo in mano un Intel i5 10600K, un altro rappresentante della nuova generazione di Intel. Diamoci un'occhiata da vicino. Il nuovo i5 10600K è un processore a 6 core e 12 thread che vanno a una frequenza di 4.1 GHz con un boost fino a 4.8. Il loro processo produttivo è a 14 nanometri +++. Lo so, in passato mi sono confuso e ho detto 7 nanometri a causa di troppi video sui Ryzen. Il processore 10600K monta su un socket LGA1200, quindi non è retrocompatibile con le precedenti iterazioni di Intel. La cache è di circa 12 MB e l'unboxing praticamente inesistente, dato che all'interno della scatola troviamo solo il processore e il manuale di istruzioni. Dobbiamo quindi affidarci a un dissipatore di terze parti se vogliamo una soluzione decente che vada ad abbassare le temperature della nostra CPU. Come molti altri processori della serie Comet Lake, anche il 10600K è costruito in modo da facilitare lo scambio di calore tra la CPU e il dissipatore. Quindi vi basterà avere a disposizione una buona soluzione termica per riuscire ad avere ottime performance anche sul 10600K. Le prestazioni stupiscono moltissimo, specie in Full HD, dove con Final Fantasy XV arriviamo a 175 frame al secondo, un risultato veramente da capogiro che aumenta anche gli hertz del monitor che dovete avere per poterli vedere. E con Civilization 6 siamo arrivati a 160 fps, ovviamente affiancando a questo processore una scheda video di alto livello. Tenetene comunque conto in caso vorreste assemblare un computer da gaming. Aumentando la risoluzione perdiamo un po' di FPS, ma è normale. Diciamo che col 4K la media è quasi dimezzata. Facciamo circa un centinaio di FPS su Final Fantasy XV e poco di più, 110, su Civilization 6. Comunque il 10600K si è rivelato essere un processore veramente potente. Il suo prezzo è di circa 260 euro, si può dire che combatta ad armi quasi pari con l'AMD 3700X. Anche questa CPU la trovate ovviamente su bpmpower.com. Se siete tra i fortunati che già hanno montato questa CPU, diteci che cosa ne pensate nei commenti. Vi invito a iscrivervi al canale YouTube, a lasciarci un mi piace sulla pagina Facebook e anche al profilo Instagram. Grazie e alla prossima!